tanti e difetti dei libri che purtroppo possono presentarsi. Quindi i vini possono subire delle alterazioni di natura microbica o di natura anche ossidativa, da altre cause che possono alterare il vino, sia durante le fasi stesse di vinificazione, sia in post produzione. Quindi le alterazioni possiamo classificarle come difetti e malattie. Per difetti si intende quindi l'eccesso o la scarsità di un determinato componente rispetto alle sue caratteristiche normali. Per malattie invece intendiamo quando c'è delle profonde modificazioni dovute appunto ad agenti quindi patogeni. Quali sono quindi le cause di questi difetti? Sono o la scarsa qualità delle uve, quindi di partenza, per cui possono verificarsi durante la vinificazione la creazione di odori e sapori anomali e spesso sgradevoli, oppure una scorretta vinificazione, quindi si sbagliano delle tecniche e queste possono essere, per esempio, come abbiamo detto, la presenza del raspo in vinificazione. Quando non viene fatta la raspatura, può verificarsi che vino ha delle note amare dovute proprio alle sostanze estratte dai raspi. Oppure la presenza della feccia, quindi quando non vengono fatte i travasi in tempo o viene lasciato appunto un vino senza defecare, possono instaurarsi quindi degli odori e dei sentori quindi sgradevoli. Oppure l'accesso di rete zolforosa che si percepisce al naso, quindi con questo motore pungente di zolfo. Tra la scorretta vinificazione rientrano anche i difetti dovuti alla cosiddetta variazione esponenziale osteoriduttiva, ovvero un eccesso di ossigeno porta delle reazioni chimiche desiderate e si crea il cosiddetto materializzato o svanito. Materializzato appunto perché queste ossidazioni provocano la formazione di composti che troviamo anche nel vino Madeira o nel Marsala, per intenderci, quindi che in quel caso sono dei vini volutamente ossidati, mentre quando invece una reazione indesiderata li associamo a quei vini e quindi vengono detti materializzati. Svanito perché appunto perde le caratteristiche aromatiche, per cui viene detto così questo difetto. Invece poi c'è il caso contrario, quello della riduzione, quindi quando c'è poco ossigeno all'interno del vino durante le varie fasi di vinificazione, per cui si creano dei difetti detti appunto di ridotto, dove si sente l'odore di zolfo, di aglio, di cavolo cotto, di uova marce nei casi più caldi. E invece sono dei difetti dovuti dalla cessione di sostanze esterne all'interno del vino stesso, come il ferro, il legno, la resina, la muffa, il tappo, quindi queste sono tutte cessioni. E il ferro dovuto per esempio al contatto del vino con attrezzature magari vecchie, arrugginite, obsolete. Il legno dovuto a un eccesso un eccesso prolungato di affinamento del legno può portare quindi invece di una nota positiva delle note sgradevoli in questo legno, quindi che copre gli odori e i sapori del vino stesso. Muffa la stessa cosa, praticamente può capitare che le botti ammuffiscano tra le dote e per cui se non si sta attenti nelle fasi di lavaggio e si utilizzano quindi queste botte ammuffite possiamo ritrovare questa muffa all'interno del sapore, come sapore del vino. E il tappo appunto è un difetto dovuto alla cessione della molecola di cloranisolo dal tappo al vino stesso. Cloranisolo, TCA. Vediamo da questa immagine, nella materializzazione, oltre ad accorgercene al naso, spesso anche al gusto di questo vino che tiene appunto a delle sapute di Marsala, lo si vede anche alla vista, perché tende a perdere il colore del vino e a sbiadirsi un po'. Come detto appunto, nei vini liquorosi, nei vini volutamente ossidati, con tipo in Madeira, tipo in Marsala, questo ovviamente non è un difetto. Quindi il colore tende a svedirsi e diventare più ambrato. Lo svanito, abbiamo detto prima, è quello che è caratteristico di un vino che perde temporaneamente i suoi profumi tipici, per cui appare molto piatto. Questa alterazione spesso viene detto anche mal di bottiglia, perché abbiamo detto
può avvenire anche non solo nel vino prima dell'imbottigliamento, ma quindi anche all'interno della bottiglia questo difetto. Quindi praticamente è una situazione che diciamo nei primi stati è anche reversibile, cioè quando sta nel serbatoio e ci si rende conto di questo difetto, si può ancora mettere in pratica diciamo qualche tecnica per riprendere diciamo, il vino. Mentre appunto come tra i difetti di cessione abbiamo sicuramente il più diffuso è quello della durezza diciamo, dovuto all'eccesso di sostanze di anidride solforosa. Solitamente viene usato dosaggio, quindi o c'è un errore di calcolo oppure c'è un errore di dosaggio, si comincia a sentire questo odore di zolfo che è simile a quello delle fiamme appena acceso. Questo difetto si può eliminare semplicemente con dei travasi, perché diciamo, essendo la nitride solforosa una molecola che poi svolge la sua azione sotto forma di gas, con i travasi è possibile allontanare, quindi dei travasi fatti all'aria, allontanare quindi questo eccesso di nitride solforosa, che è un gas appunto, per cui viene eliminata. E in alcuni casi si può fare ricorso al solfato di rame, che quindi lega la molecola responsabile di questo odore oppure il metodo più ambitico che ho detto stamattina è quando passano più da una bacinella di rame. Il contatto con il rame eleva solo la parte aromatica o porta via il prodotto? Lo liberiamo della... Praticamente c'è una trasformazione chimica della molecola responsabile di questo odore, per cui non riusciamo più a sentirla al naso. Per cui chi teoricamente è allergico, sì. Il prodotto rimane. Sì, no, non viene mai eliminato completamente, soltanto un passaggio a rame, cioè soltanto la parte in eccesso. Bisogna considerare che giusto abbiamo introdotto la questione dell'allergia, che spesso si trova la dicitura sulle bottiglie vino senza solfiti aggiunti. Perché è importante che sia senza solfiti aggiunti, ma non vino senza solfiti? Perché i solfiti in realtà vengono prodotti anche dagli enzimi stessi durante la fermentazione. Quindi un vino senza solfiti non esiste. E alcuni sono vini senza solfiti aggiunti, che vengono ormai prodotti diciamo, da alcune aziende che fanno il vino il biologico, quindi che fanno questi vini naturali. Però diciamo, in realtà il vino senza solfiti non esiste. Un altro difetto diciamo, anche molto sgradevole, sempre legato a questa sensazione di odori solforati, è dovuto diciamo, alla formazione di acido solfidrico durante la vinificazione, che da questo sgradevole odore di uova marcia. E appunto, come dicevamo stamattina, è dovuto che si crea durante la fermentazione quando c'è un'eccessiva riduzione, ovvero a scarsa presenza di ossigeno. Questi odori sono molto sgradevoli, quindi come dicevo, magari se viene fatta una fermentazione senza effettuare una spezzatura si possono instaurare questi odori. E questo diciamo nella prima fase anche questo difetto si può eliminare effettuando il travaso diciamo, con un travaso all'aria. E questo odore invece può, nel caso appunto non si rende conto di questo difetto e continua la riduzione, diciamo, su questo processo continua si ha la formazione, quindi queste sostanze possono, in particolare l'acido solfidrico, si può combinare con l'alcol etilico, dando origine a una molecola che si chiama mercaptano, che ha un odore come quello dell'aglio. Una volta che si è formata questa molecola, essendo appunto una reazione tra l'acido solfidrico e l'alcol etilico, per cui l'acido solfidrico non si può più eliminare con la semplice reazione, è di difficile eliminazione questo difetto da vino, per cui resta diciamo, compromesso per tutta la sua durata. Bisogna soltanto sperare di fare un buon aceto, così facciamo anche aceto e prendiamo la pizza. No, solitamente diciamo, non si arriva mai a questi difetti così eccessivi diciamo, durante la vinificazione, perché il cantiniere o l'enologo stanno veramente tutti i giorni ad assaggiare il vino e a sentirlo durante le vinificazioni. Come dicevo, invece un difetto da cessione che è possibile ritrovare, anche se ormai con scarsa frequenza, è quello della muffa. Sono dovuto, come abbiamo detto, per lo più a una scarsa igiene dei vasi finali,
si verifica ogni tanto ancora chi ha i serbatoi in cemento per lo stoccaggio dei vini, quindi nelle grosse vecchie cantine sociali, e in alcuni casi dovuti alla muffa che si può ritrovare nelle barricche, nelle bottiglie di vino, che magari se è stata tenuta conservata o vuota, cioè è nata qualche muffa, non si rende conto, può trasferire questo difetto ai vino. Un'altra questione appunto dovuta al sapore metallico, come dicevo, le vecchie attrezzature, le vecchie vigne di raspadrici o le vecchie pompe che hanno magari qualche punto di ruggine, entrando in contatto col vino possono dare questo sapore metallico. Qui dice la slide è possibile eliminare con dei sali deferrizzanti, ma spesso questi sali purtroppo tolgono anche qualche aroma, diciamo qualche molecola aromatica, per cui è sempre meglio evitare di imbattersi in questi difetti. L'altro difetto da gestione è l'eccesso di legno, che appunto quando viene fatto l'affinamento in legno, come dicevo, è importante dosare il tempo di fermento del legno, altrimenti vi è un'eccessiva eccessione delle sostanze dal legno al vino che può essere appunto gradevole. Infatti questo difetto, per non confonderlo appunto con il sapore di botte, detto boisé, nel termine quello positivo, viene detto anche secchino. Appunto perché secchino, perché solitamente si verifica quando una botte è anche tenuta per molto tempo vuota, quindi perde tutte le molecole ed aromatiche della tostatura del legno stesso, si sente soltanto il sapore di legna, di legna da ardere, per così dire. Infine, dicevo, un altro difetto che si può risentire nei vini mal gestiti durante la fermentazione o post-fermentazione è quello della feccia. Si sente soprattutto nei vini giovani, che praticamente il vino giovane appena terminata la fermentazione presenta una grossa quantità di feccia al di sotto del serbatoio, per cui si crea appunto un ambiente deficiente, come ho detto prima, se non viene subito tolta si può sentire questo sapore sgradevole all'interno del vino stesso. E come abbiamo detto stamattina, un difetto che si può ritrovare è quello del tappo. Non esistono in commercio tappi di sughero con zero possibilità di trasmettere questo sentore al vino, perché appunto il sughero è una sostanza naturale e nonostante appunto in realtà quindi può contenere dei patogeni o dei funghi e muffe vari. In particolare contiene questo fungo che si chiama Aguillaria mellea, che viene più o meno cercata di togliere nei suoi edifici utilizzando il cloro, quindi come disinfettante. Però la combinazione del cloro con quindi i residui di cloro che restano nel tappo, combinandosi con le sostanze prodotte dal fungo, creano la formazione di questa molecola che si chiama tricloro anisolo, che quindi se per resto nel tappo può trasmettersi al vino. Quindi è un odore in realtà molto pungente, molto fastidioso, che si risente anche poi in bocca ed è molto fastidioso. Quindi purtroppo se ci capita di comprare una bottiglia c'è il sentore di tappo, purtroppo non possiamo prendercela dal produttore perché appunto non è una sostanza naturale presente nel tappo. Ma è solo il tappo o c'è anche la formazione dello stesso fungo, dello stesso batterio anche nei tubi, nelle tubature? Ve lo chiedo perché ho avuto una lunga discussione con un responsabile di una grossa azienda di birra nazionale, non parliamo di un artigiano, e in alcune birre artigianali le abbiamo trovate, birre che non usano il tappo di sughero. Sinceramente questo non lo so perché non penso che utilizzi il cloro, ormai non si usa più il cloro per disinfettare le attrezzature. No, il difetto di tappo. Che io sappia no, cioè questo è un fungo che vive, che cresce proprio bene nei tubi. Infatti io ho perso la scommessa, pure io ero convintissimo. Non ti sapete. Si può sviluppare. Però quindi utilizzano prodotti a base di cloro forse per se sembra lo stesso sentore, perché dicevo questa è la molecola che è responsabile dell'odore di tappo. In questa birra difettata c'era proprio l'odore di tappo. Però era nel Corona, però era una birra artigianale, per cui con tutti gli errori che si possono commettere in un prodotto artigianale. Non è mai capito, quindi ti ringrazio per le informazioni. No, certo.
evito di aggredirlo. Mi ricordo che va benissimo. Come dicevo, quindi uno dei rimedi è utilizzare tappi di natura diversa, come il tappo sintetico, sono tappi di natura sintetica, anche quelli in realtà stanno muovendo molto come tecnologia. Che dicevo stamattina, quando andate nel sughero, che c'è una certa traspirazione attraverso il sughero che favorisce delle microossigenazioni nella bottiglia e quindi la trasformazione di vino in bottiglia, trasformazione positiva. Mentre il tappo di silicone è ermetico. Stanno costruendo dei tappi con delle valvole all'interno che addirittura permettono il passaggio di piccole quantità di aria. Non l'ho mai utilizzato personalmente, però sempre di silicone, però all'interno sono delle piccole valvole per permettere il passaggio dell'aria. Ma quindi come si devono trattare i tappi? Hai detto che comunque la clorazione non si fa più per il trattamento dei tappi? No, si fa il trattamento con cloro per eliminare questo fungo. Però può capitare che non si riesce a eliminare bene tutto il fungo in tutti i tappi, per cui il fungo utilizza il cloro residuo del tappo stesso per fare questa molecola che si chiama tricloro. Invece per noi che li compriamo è sempre importante tenere bene i tappi che una volta utilizzati, se restano dei tappi nella busta, di sigillarla bene per evitare che appunto possa prendere altri funghi dall'esterno oppure contaminare altre partite di tappi che abbiamo in azienda. Spesso queste buste sono anche riempite con anidride solforosa, per cui per evitare questi contatti, sono dei tappi lubrificati, per cui questi tappi non devono asciugarsi. E quindi poi c'è anche il prezzo che abbiamo visto stamattina. Con il difetto di Brett Flower vediamo in realtà un insieme di odori sgradevoli dovuti al lievito Brettanomyces. Abbiamo visto stamattina che in realtà il genere che ci conduce alla fermentazione è il genere che si chiama Saccharomyces. Invece questo è un Brettanomyces dove si sviluppa appunto in cantine dove scarsa l'igiene, come dicevamo, spesso nelle botti si insede nelle botti di legno. E in quel caso si può soltanto bruciare la botte perché è difficile da debellare. E quindi gli odori che dà questo lievito sono quelli di stalla, di sudore di cavallo, di cuore bagnato, che nel vino sono considerati gli odori sgradevoli. Oltre quindi a questi difetti dovuti alle eccessioni da parte di organi esterni, che può essere il legno, il bretto e così via, abbiamo anche delle vere e proprie alterazioni chimico-fisiche. La prima è sicuramente le alterazioni chimico-fisiche che riguardano il colore del vino, quindi si può appunto intorpidire. Si può intorpidire per precipitazioni di sostanze coloranti oppure per sostanze che possono essere restate nel vino involontariamente. Ma come detto, nella chiarifica noi andiamo a togliere tutte le sostanze proteiche presenti all'interno del vino. Quando la chiarifica non è condotta in modo corretto, possono esserci dei residui che poi in quel momento non danno turbidità, per cui un vino lo vediamo limpido. Poi una volta messo in bottiglia appunto c'è la destabilizzazione di queste proteine che quindi precipitano e intorbidiscono il vino. Spesso queste cose avvengono proprio quando il vino invece degli sbalzi di temperatura, quindi più facilmente quando magari le cantine trasferiscono magari all'estero, quindi nel viaggio il vino purtroppo subisce gli sbalzi di temperatura si possono verificare questi problemi. Quindi l'unico modo è appunto la stabilizzazione del vino fatta in cantina, fatta bene con le refrigerazioni e con le diverse tecniche di bottigliamento. Un'altra alterazione che abbiamo visto sempre stamattina è quella della precipitazione del bitartrato di potassio. Quindi questi sali che sono presenti naturalmente nel vino, come abbiamo detto, devono essere eliminati prima dell'imbottigliamento con la cosiddetta stabilizzazione tartarica, che può essere fatta quindi mantenendo il vino al freddo e facendo precipitare in modo statico questi sali, oppure con l'aggiunta di altre sostanze, tipo l'acido metatartarico o la carbassina di cellulosa, che evitano la precipitazione di questi sali di tartarico di potassio. A casa magari ci è capitato, abbiamo comprato qualche bottiglia, l'abbiamo bevuta ed era buona, l'abbiamo messa in frigorifero con l'acqua avanzata, tirandola fuori sul fondo vediamo dei cristalli. Quindi sono i tartrati di potassio. Non creano spesso alcuna alterazione al sapore, se non minimo, perché comunque c'è un abbassamento della acidità percepita alla degustazione, però è gradevole da vedere, per cui è meglio evitarla.
Poi ci sono le cosiddette casse, diciamo la più diffusa è la cassa ossidasica, dove cassa sta per rottura, quindi i cassi ossidasica dunque quindi una ossidazione che va ad alterare la limpidezza del vino stesso. Questo succede quando il vino non è sufficientemente protetto dalla ossidazione, per cui magari c'è un bassissimo tenore di SO2 perché magari non è stato mal dosato, oppure il mosto non è adeguatamente pulito, intendendo sempre l'eliminazione di quelle sostanze che si trovano all'interno dei vini. Accade più spesso per i vini rossi perché il vino bianco, per natura, quindi essendo più limpido, viene trattato di più come quando riguarda la chirifica, nella parte chiarifica più spinta rispetto a quello che viene fatto invece su un vino rosso. Qual è la cosiddetta cassa ramelica, che si manifesta quindi con una precipitazione rossastra sul fondo della bottiglia o sulle pareti, quindi se vediamo che è come se il colore si fosse trasferito dalle bottiglie e crea questo strato dal vino e crea questo strato intorno alle bottiglie e intorno ai recipienti. Quello è dovuto a un eccesso di rame all'interno del vino. Quindi questo crea questa precipitazione del colore. Si può ovviare prendendo delle filtrazioni prima dell'imbottigliamento, sempre con le chiarifiche. Quindi, come vedete questa mattina, la chiarifica consiste nell'aggiunta di sostanze in grado di far precipitare tutte quelle componenti instabili presenti nel vino. Quindi, il chiarificante è utilizzato la bentonite. La bentonite aggiunta al vino lega le molecole che sono instabili nel vino, le fa precipitare, quindi viene eliminata poi con la filtrazione. Non è una cosa cattiva, semplicemente è una ricetta carica elettricamente. Una cassa simile a quella della cassa ramelica, la cassa ferrica, quindi in questo caso è dovuto ad eccesso di ferro, anche questo provoca un'instabilità del colore, creando dei fiocchi biancastri sempre sul fondo della bottiglia. Sì. Quelli sono i bitartrati di potassio, il tartrato di potassio, quindi quei sali dovuti all'acido tartarico che si creano. Anzi, sopra la bottiglia quella polverina bianca, quella velo bianco, no, quella è la fioretta, lo vedremo dopo, dovuto a un lievito che comincia una serie di reazioni, in particolare c'è da attaccare anche l'alcol producendo acido acetico, perché spesso la fioretta è lo stadio che precede subito la sescenza, quindi spesso questa fioretta dà anche un po' di sentore di acetico. Come si riconosce la cassa ferrica invece? Precipita sul fondo cosa? Una polvere? Sì, un fiocco bianco, sono dei fiocchi bianchi. E invece quella tipo floculazione per in sospensione che ogni si può trovare, come dei fili di albume, cioè una cosa di... Quello è il filante, adesso vediamo ancora. In realtà questi difetti ormai quasi è difficilissimi trovare, quindi se l'hai trovato sei stato veramente fortunato. Ormai sono difficili da trovare. Sì, la gasatura in realtà è una rifermentazione non voluta. Quindi, leggera, in pratica ce l'abbiamo. Sì. Se non è voluto, sì, nel senso, se io vado a comprare un vino fermo e lo ritrovo gasato, è un difetto. Che poi non c'ha nessuna alterazione sgradevole del gusto e non succede niente, però è una rifermentazione, in pratica dobbiamo considerare. Sì, in realtà solamente con i primi tagli, cosa succede? Abbiamo detto che non è detto che durante la prima fermentazione vengono consumati tutti i zuccheri. Ci possono essere dei residui che possono essere voluti stesso dall'enologo per dare un po' di diversità al vino. Oppure sono dei vini involontari. Poi nella fase di come abbiamo detto, dell'imbottigliamento si fa subito prima una filtrazione sterile, che da 0,2 a 0,45 litri, elimina i lieviti. Però può capitare che magari o una rottura del filtro, oppure una errata pressione di questa
infiltrazione o peggio ancora una ricontaminazione prima dell'imbottigliamento, può far sì che all'interno della bottiglia si trovano dei chimici. Per cui con i caldi questi metodi si riattivano, consumano qualcosa di ossigeno che c'è nella bottiglia e quindi si riproducono e fanno una piccola fermentazione consumando qualcosa di zucchero che è rimasto. Per cui, no, è difficile che venga la manomattica all'interno della bottiglia, è difficile che venga la manomattica. Perché la manomattica è fin da, diciamo, in batterie si ritrovano molto nelle vecce. E quindi in bottiglia ormai sono state tolte, per cui anche il pH diciamo, del vino in bottiglia è difficile da fare per restaurare la malolattica. Perciò per questo motivo la malolattica viene fatta fare molto spesso subito dopo la fermentazione, perché all'interno del mosto vino, diciamo del vino giovane, ci sono tutte le condizioni ideali per far sviluppare i batteri lattici. Far ripartire una fermentazione malolattica su un vino fermo è un po' più difficile, anche perché i batteri lattici possono usare territori. No, la fermentazione malolattica in realtà fa delle grosse bolle, quindi chi si affaccia all'osservatore si deve aspettare un po' con l'orecchio così, ogni tanto si sente questa bolla dal basso che risale, a differenza di quella della fermentazione dei lievi, questa fermentazione tumultuosa, perché appunto c'è questo grosso gorgoglio. Nel ciclo naturale la malolattica parte anche lì per un fatto di temperatura, sì, di solito in primavera. Sì. Per cui chi non la induce in maniera pilotare, sì, la mai in cantina, vuol dire che in primavera il vino deve essere ancora nei silos, non deve avere un bottigliato. Se si vuole fare far partire la malolattica spontanea, per così dire, bisogna lasciare in primavera il vino con i silos non necessariamente pulito, quindi in questo caso con un po' di peccia, facendo attenzione appunto a rotolare ogni tanto per evitare che cominci il ridotto, quindi facendo dei rimontaggi magari anche all'aria, e per cui in primavera molto probabilmente parte la malolattica. Quando parte la malolattica, come dicevo stamattina, però sono dei batteri omofermentanti e dei batteri eterofermentanti, che possono produrre anche altri docenti. Per cui quando si conduce la malolattica in cantina si fanno tantissime analisi al vino in fermentazione malolattica per valutare il contenuto di acido acetico, perché oltre ai batteri lattici, ovviamente malolattica ovviamente partono anche altri batteri da consumare. È una fase delicatissima. Sì, la malolattica è molto delicata, perché il vino fermenta in quel momento, però non sappiamo cosa sta fermentando, quindi sono solo batteri lattici, omofermentanti, eterofermentanti o anche altri batteri. Per cui va sempre tenuto tutto conto perché non si può fare. Sempre in maniera naturale, se uno non la vuole avere sul corso. Basta fare delle filtrazioni, cioè dei travasi, quindi eliminare il più possibile la feccia e quindi tenerlo magari al fresco, quindi evitare le temperature un po' più alte. O imbottigliare, no? Sì, perché praticamente imbottigliando se fai le dovute filtrazioni, quindi non si mette un vino abbastanza pulito. E poi ci sono appunto le malattie microbiche, parliamo proprio della fioretta, che abbiamo detto. La fioretta quindi si crea questo velo biancastro sulla superficie del vino, è dovuto quindi non a, si è accompagnato spesso da questo odore di acescenza, perché in realtà si creano le condizioni ideali sia per far partire la fermentazione acetica, sia per far partire appunto questi altri generi di fermentazioni, chiamiamole così. E questi sono dovuti, però la fioretta è dovuta a un lievito, e il lievito del genere candida e pigna, quindi si fanno questo velo biancastro proprio sulle bottiglie, sulle danneggiate, sulle osservazioni. Ovviamente questo è dovuto anche a un'eccessiva presenza di aria, anche questo, quindi favorisce lo sviluppo di questi lieviti. Per cui è sempre bene tenere i serbatoi ben chiusi, quindi evitare il contatto con l'aria. O magari anche c'era poco soffitto all'interno del vino. Altre malattie, anche queste ormai sono difficili da trovare. È sempre dovuta a microrganismi e la malattia dell'agrodolce. L'agrodolce perché, come dicevo, può capitare appunto o per volontà o per una incompleta fermentazione che all'interno del vino comunque si rappresenta ancora degli zuccheri. E in particolare fruttosa e glucosa, che possono essere attaccate dagli stessi batteri lattici.
e che vanno quindi a produrre a determinate sostanze, quindi come l'acido acetico e l'acido lattico, quindi combinate con questo rifiuto dolce creano questa malattia che si chiama agrodolce. Anche qui quindi è importante tenere sotto controllo quindi sia il tumore di S2 sia la temperatura di fermentazione dei liquidi. Così come il filante. Filante perché appunto si creano, più che creare i filamenti, in realtà il virus si presenta viscoso, come se fosse quasi l'olio, perché ci sono questi batteri che durante il loro metabolismo creano queste sostanze filamentose, quasi gelatinose, per cui all'interno del vino si presentano come appunto lo rendono più viscoso. Per farvi capire, anche i batteri acetici producono queste sostanze filamentose, infatti non so se quella chiamata la mamma dell'aceto, cioè nell'aceto fatto in casa spesso si ritrova sul punto una sostanza gelatinosa, non so da voi come viene chiamata, quindi queste sostanze filamentose quando si presentano nel vino creano questa materia filamentosa. Una domanda, ma se ci sono queste malattie, il vino poi si può far diventare aceto o è meglio buttarlo? Sì, allora a casa possiamo fare tutto quello che vogliamo, possiamo anche farlo diventare aceto. Nell'industria in realtà non si può destinare all'acidificazione i vini difettati, quindi si deve essere comunque da un vino buono per farlo diventare aceto. Solamente per limitare l'acidificazione, i vini con basso tenore alcolico, quindi non raggiungono i termini di legge, per cui vengono inviati all'acidificazione. Però queste sono tutte malattie, però non comportano un problema alla salute dell'uomo, anche se consumati questi vini. Sono soltanto vini gradevoli da consumare. Io penso che fa più male se ne beviamo troppo di vino, quindi possiamo avere problemi di salute. Bere vini andati a male non crea problemi. E infine concludiamo con la malattia appunto della ascescenza. Quindi cosa succede? Che praticamente c'è l'attacco di questi batteri acetici, o acetobacter, che quindi trasformano l'alcol etilico in acido acetico. Come ho detto, la causa principale è appunto l'eccessiva presenza di aria, quindi nei serbatoi, quindi i serbatoi lasciano gli scogli e quindi bassa presenza di porosa, scarsa igiene a volte e quindi varie contaminazioni che dobbiamo evitare che avvengano durante le varie tappe della vinificazione o dell'imbottigliamento. Adesso ci assaggiamo qualche difetto, che dicono che ci siano dei difetti in questi vini, però non li abbiamo ancora assaggiati, quindi sarà una sorpresa. Anzi, facciamo una degustazione, quindi anche visto che non sono tanti dei difetti, facciamo proprio la scheda di degustazione. Tutto in diretta, improvvisato. No, improvvisato nel senso che non abbiamo assaggiato prima. Quindi sono dei vini che non sappiamo né chi è il produttore né il perché. No, al naso diciamo che soltanto l'acidità volatile, quindi quella dovuta all'acido acetico. La totale dovuta alla somma degli acidi è dovuta semplicemente per lo più all'acido tartarico. Quindi è la sensazione di acidità che sentiamo in bocca, però non siamo in grado di sentire. E quello che ho trovato su internet è più che mai. Sì. No, ma praticamente ho scelto questa da internet, perché ne ho trovate diverse, ovviamente quelle ice. Questa della Wieser, c'è una diversa scheda di degustazione, e questa è quella, diciamo, più semplice, perché non porta tanti descrittori. L'altro sono con punteggio, quindi quelle schede là vanno utilizzate quando viene fatta prima una formazione al degustatore, dopo è formato, quindi formato su quella scheda si possono fare degustazioni con punteggio. Invece questa non porta punteggio, è soltanto un'attribuzione di un valore spesso anche soggettivo.
però. C'è il di plastica, ma ci sono scurettine, vediamo. No, no, non può continuare. Questa che c'è, la dobbiamo leggere così. C'è prima un bianco, c'è questo bianco da questo. Sono uguali. Allora, questo è questo. Ma anche non metterli in bocca, facciamo soltanto la misura, lo spartino, soprattutto se sono diretti. Se poi è buono, ce lo beviamo e non lo sputiamo nemmeno. Se è buono, ce lo beviamo e non lo sputiamo nemmeno. Sì, però questo non c'ha difetti di tanto. No, 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 non abbiamo già fatto il tappo. Se riuscite, fatevi inquadrare. Lavorato esternamente, questa è una questione di presentazione. Metti di là. Facciamo insieme, per me non è difettato al naso, non vediamo.
No, facciamo insieme, anzi la fate voi la scheda. La scheda la fate voi con... Ci troviamo, facciamo, siamo anche la lezione. Prendi pure tu. Allora, questo, il tappo che c'è su questa bottiglia è un tappo naturale, di zucchero naturale monopezzo. In pratica questa era la corteccia dell'albero di zucchero, è stato ricavato questo tappo. Questi diversi tipi di tappi, questo birondellato, che c'erano praticamente due rondelle di zucchero e internamente c'è, diciamo, il trucciolato, quindi questo frammento, quindi vengono prodotti più o meno con lo scarto, diciamo, dei vari zuccheri naturali. Poi c'è quello tutto trucciolato, attualmente stiamo facendo anche dei tappi tecnici, che hanno questo trucciolato molto fine, all'interno c'hanno anche delle palline di silicone, in modo che c'ha una buona elasticità, perché poi il problema del tappo è anche l'elasticità, la lubrificazione, quindi sarebbe troppo noioso parlare del tappo, però diciamo giusto per darvi un'infarinatura sui tipi di tappi che possiamo trovare in commercio. Abbiamo, se qualcuno l'ha sentito, non c'ha difetto di tappo, quindi già si risente dal tappo stesso se c'è questo difetto, e poi ne troviamo anche lui. In questo caso non c'è. Non l'avete sentito. Abbiamo versato questo vino di colore rosso, penso che questo, no, a parte gli scherzi, andiamo a valutare una scheda, come è fatta una scheda di degustazione. In questo caso utilizzato una scheda di degustazione della Visar, che è una delle associazioni di degustatori, infatti la Federazione Italiana Sommelier, Albergatori e Ristoratori. Per dovere di cronaca, per par condicio, ci sono anche altre associazioni come l'AIS, l'Associazione Italiana Sommelier, l'ONAV, l'Organizzazione Nazionale Associazione dei Vini ed altre, diciamo, anche più piccole. Queste tre sono le più importanti. Ho realizzato questa scheda perché è una scheda che viene consegnata solitamente a chi fa il primo corso della FISA, per cui è molto semplice, se non c'ha né punteggio, perché altre schede fanno la valutazione a punteggio, che diciamo, per fare quel tipo di scheda c'è bisogno di una formazione, quindi prima a quel tipo di degustazione e poi fare. Invece questa è molto descrittiva, quindi non c'ha punteggio, ma c'ha dei parametri che possiamo compilare anche con, diciamo, le espressioni oggettive. Questa scheda quindi ha innanzitutto indicazione del luogo, della data, e ci porta anche se è indicato se questa degustazione è fatta di mattino o di pomeriggio. Sembrano delle sciocchezze, ma in realtà queste cose sono importanti nelle degustazioni professionali, perché le degustazioni andrebbero fatte lontano dai pasti, non quando però si è affamati, diciamo, non bisogna essere lavati i denti prima, aver bevuto il caffè, fumato, non bisogna indossare profumi, per cui anche questa indicazione del mattino e pomeriggio ha una sua certa importanza. Dopodiché ci sono le informazioni sul tipo di vino, quindi la denominazione, che vino è questo, come lo chiamiamo? Anonimo 1. ci sono indicazioni del contenuto in alcol, che in questo caso è anche anonimo, il contenuto in alcol. Questa è una etichetta, dopo facciamo una versione in vino con l'etichetta. La temperatura, quindi di degustazione, e poi c'è la classificazione, se si tratta di un vino DOCG, DOC, IGT o un vino da tavola, altro vino da tavola in questo caso. Tipologia è sicuramente un rosso, non è né uno sfumato, né un frizzante, né un rosato, né un bianco, e l'annata 2012. Produttore anonimo 1. Poi c'è la parte che riguarda l'esame visivo. Quindi c'è limpidezza, trasparenza, colore, sia nella tonalità che nell'intensità, fluidità, effervescenza se stiamo degustando un vino fumante, frizzante. Andiamo a vedere quindi cosa intendiamo per questi parametri. Abbiamo detto limpidezza e trasparenza. I due termini possiamo confondere, in realtà sono due cose diverse.
L'invidezza intendiamo che appunto non devono esserci corpi estranei all'interno del vino. Trasparenza invece intendiamo se il vino viene attraversato dalla luce. Quindi vediamo i descrittori. Per l'invidezza c'è brillante, ovvero un vino estremamente limpido e luminoso, tipico degli spumanti, quindi hanno un colore molto limpido appunto. Cristallino indica una limpidezza perfetta, comunque cristallina, limpido, quindi correttamente limpido, privo di particelle in sospensione, velato, quando il vino offuscato da leggera nebulosità, per fine particelle in sospensione, torbido, vino decisamente appelato da consistenti materiali in sospensione. Mettiamolo contro luce. No, questo non è velato, nel torbido, questo è un tecnico libero, perché io non vedo. Sì, non c'è nessuna partenza dal colore, in realtà c'è, abbiamo poca luce. Però io non vedo niente in sospensione, che nemmeno sulla parete lo sto facendo girare. Sulla parete può esserci qualcosa, diciamo. È stato pulito forse col tovagliolo, quindi io non definirei niente, perché non vedo niente che gira là dentro. Il vino rosso sicuramente è più difficile da vedere, né che i bianchi, però diciamo, non va in farci influenzare la fonte, quindi stiamo valutando soltanto se ci sono particelle in sospensione. Quindi possiamo definire, possiamo mettere, purtroppo non ce l'abbiamo stampata, se non le facciamo, quindi limpidezza dobbiamo scrivere semplicemente limpido. Andiamo a valutare la trasparenza. La trasparenza, quindi abbiamo molto trasparente, vino estremamente luminoso. Trasparente, vino correttamente luminoso, poco trasparente, poco attraversabile dalla luce, compatibile con ottima presenza policanonica. Quindi nessuno dei tre in realtà ha un difetto, ma è stato indicato semplicemente come si presenta il vino. In realtà è poco attraversabile dalla luce, quindi possiamo mettere tranquillamente poco trasparente. Esatto, quindi più o meno. Non c'è il colesterolo buono, i policanonici favoriscono la produzione del nostro organismo del colesterolo buono. Poi abbiamo il colore. Dobbiamo definire il colore sia la tonalità che l'intensità. Andiamo a vedere la scheda cosa si consiglia, come quando guarda il colore. Quando riguarda il colore abbiamo ovviamente la tonalità, dipende se stiamo parlando di vini bianchi, di vini rosati o vini rossi. Diamoci giusto un'occhiata anche ai vini bianchi, anche se adesso non ce l'ho. Ma forse dopo la dimostriamo un vino bianco, allora non lo facciamo poi. Facciamo vini rosati e rossi per quanto riguarda il colore. Nei vini rosati abbiamo diversi tipi di tonalità, che sono rosa tenue, rosa cerasuro, rosa chiaretto o buccia di cipolla. Quindi rosa tenue richiama il colore delle vetere del fiore rosa, il rosa cerasuro appunto richiama quello della ciliegia matura, il rosa chiaretto si avvicina molto al colore rosso, e invece poi abbiamo il colore buccia di cipolla, appunto il colore proprio della buccia di cipolla, più ramato diciamo. Andiamo a vedere i rossi, visto che abbiamo il rosso. Tra i rossi abbiamo rosso violaceo, quindi un rosso con decise sfumature violacee, caratteristiche dei vini appena svinati, quindi il vino giovane. Poi c'è il rosso porpora, rosso che tende al viola, molto simile al colore della peonia. Il rosso rubino, rosso carico che ricorda la pietra omonima, quindi il rubino. Rosso granato, colore che ricorda il rosso del sangue e del granato. Rosso aranciato, colore che ricorda la buccia di arancio. Rosso aranciato, questo praticamente man mano che il vino viene affinato si evolve da rosso violaceo a rosso aranciato. Il rosso aranciato è il classico vino che è stato in barrique per tanti anni, poi per tanto tempo è continuato l'affinamento in bottiglia. Questo voi come lo definireste? Anche per voi lo posso dire. D'accordo?
tendenza al drammatico. Abbiamo detto, oltre alla tonalità del colore, dobbiamo individuare anche l'intensità. Quindi, se è carico, quindi di grande ricchezza, quindi manifesta ottima presenza polifenolica, intenso, tono di buon spessore con discreta densità, chiaro, quindi di leggera intensità, scarico, quindi dal tono scarico, sintomo di carenza estrattiva e volumetria, e volumetrica, pallido, quindi spendo svuotato di ogni spessore strutturale. Come lo vedete? Io sinceramente scarterei subito gli ultimi due, pallido e scarico. Scarterei anche chiaro, quindi o carico o intenso. Anche io mi ritenerei tra carico e intenso. Bella domanda. Allora, è molto fine la differenza. Allora, faccio questa cosa, praticamente lo metto sull'unghia, praticamente per valutare proprio la sfumatura che c'è sul bordo, diciamo, dell'unghia. Io lo definirei più intenso che toccare, in realtà tra intenso e carico. Mi vado un po' caro intenso. Perché diciamo per esperienza ho visto dei vini rossi ancora più intensi di questo, quindi definibile come carico. Quindi nelle prime esperienze, poi le schede praticamente, se farete un'altra degustazione con una scheda che non sia fissa, ma che sia il Sonab, troverete delle descrizioni anche diverse, per cui diciamo io questo lo definirei intenso. Poi altro parametro che dobbiamo andare a valutare è quello della fluidità. Ovviamente per presenza non c'è, li leggiamo giusto per... Ah, non è detto, giustamente. Non dovremmo averla. Però questo è l'esame visivo, quindi all'esame di visivo la presenza non la vediamo. Esatto. Quindi vediamo la fluidità. La fluidità quindi la si vede facendo roteare il vino nel bicchiere. E quindi cosa abbiamo? Una fluidità scorrevole, quando il vino scorre fluido durante la rotazione del bicchiere stesso. Poi c'è poco denso, denso e molto denso, quindi dà leggera ed accentuata resistenza alla rotazione, con delle lacrime sempre più fitte, adesso vediamo cosa sono le lacrime. E poi viscoso, quindi quando è resistente allo scorrimento, ruota lentamente nel bicchiere quasi come uno sciroppo. Uno sciroppo sicuramente non è, come non è nemmeno scorrevole. E le lacrime sono, se fate rodare il bicchiere, dopo un po' aspettate, vedete che ci sono delle gocce che cominciano a scendere. Queste gocce sono gocce, diciamo, di glicerina, sì, che è un alcol secondario che si produce nel vino. Più sono fitte le gocce, più vuol dire che il contenuto alcolico di questo vino è alto, perché si produce con maggior contenuto alcolico, maggiore la concentrazione di glicerina. La glicerina è molto importante, abbiamo detto prima, un alcol secondario che ha un gusto dolce, per cui favorisce, diciamo, dal corpo al vino, quindi è una cosa piacevole. Io ne vedo tante, per cui secondo me è un vino molto alcolico questo. Tante e fitte. Sì. Io lo definirei abbastanza detto, va bene. Vediamo giusto l'effervescenza per quanto riguarda l'esame fisico, anche se non ce l'abbiamo da valutare in questo video. Quindi per quanto riguarda l'effervescenza dobbiamo osservare sia la grana del perlante sia la persistenza del perlante. La grana quindi intendiamo la dimensione delle piccole bolle, quindi molto fine, quindi una grana di minuscola dimensione, di assoluta finezza per spumanti di gran classe, questo dà anche il consiglio che sorprende. Fine, quindi sottile dimensione delle bollicine, media, formano formato mediocre della grana, scarsa quando la grande dimensione era guardevole, grossolana quando la dimensione è tale da inquadrare un prodotto di scarsissima qualità. Quindi, come sappiamo, la qualità dello spumante si guarda anche dalla dimensione delle bollicine.
ma poi andiamo a guardare la persistenza, quindi molto persistente, quindi quando la inserita delle catenelle è lenta ma continua, e quindi questo anche non direbbe segno di gran pregio. Persistente quindi per l'asi di corretta durata, quindi dura abbastanza tempo all'interno del pentiere, mediamente persistente e scarsamente persistente, quindi discreto durata del perlace, e poi c'è evanescente, quindi con assoluta mancanza di perlace, quindi indice di pessima sfumatizzazione. Quindi se abbiamo uno sfumato, questo indice di sfumatizzazione è un vino quasi fermo, sicuramente è indice di scarsa qualità. Abbiamo concluso quindi l'esame in singolo. Passiamo quindi all'esame olfattivo, quindi possiamo odorare il vino. Odoriamolo senza guardare inizialmente la scheda. Già state guardando delle indicazioni, diciamo, la soltanto per sentire se per voi è gradevole o sgradevole. Adesso lo vediamo in dettaglio. Cosa ci chiede la scheda? La scheda ci chiede l'intensità, poi la qualità di questi sentori, quindi la franchezza e la chiarezza, adesso andiamo a vedere cosa intendiamo, la complessità e la natura del profumo, noi qui possiamo sviluppare un po' di più. Proviamo a valutare cosa ci chiede per intensità. Intensità, quindi dobbiamo utilizzare uno di questi cinque aggettivi, quindi intendiamo profondo quando l'odore che sentiamo è di grandissima intensità, molto intenso, quindi è tipico dei vini aromatici, quindi speccato e peretone. I vini aromatici per esempio sono il moscato, il gersetremin, che non so se avete mai sentito. Intenso, quindi di carica normale, leggero, quindi quando è soffuso appena percettibile, e leggerissimo, quasi spento, viene definito tengua. No, non dobbiamo guardare quanto dice, soltanto quanto forte lo sentiamo. Allora, allora io definirei intenso, semplicemente perché per questa scheda dobbiamo definire intenso, molto intenso perché secondo questa scheda molto intenso è definito dai vini aromatici, questo non è un vino aromatico. Quindi abbiamo detto intenso. Poi si chiede la qualità, diciamo, di questi sentori. Quindi dobbiamo guardare la franchezza e la finezza. Quindi la qualità, la franchezza. Cosa intende per franchezza? Intende quindi molto schietto, perfetta integrità e pulizia del vino. Quindi odore abbastanza pulito, adesso vediamo, cercare di capire cosa intende per pulito. Schietto, pulito esente da anomalie olfattive, quindi già abbiamo capito che pulito intende quindi la presenza di odori anomali, sufficiente, quindi non perfetto pulito, con vari richiami odorosi, quindi puzzette, peggiore, quindi piccoli difetti, poco schietto, presenza di sfregevoli puzze e difettori. Voi come lo definireste? L'odore che sentiamo è netto, si distingue e non ha difetti. Sì, vabbè, quello lo valutiamo sempre dopo, quindi quell'odore che senti, anche se è alcol, è schietto, cioè tu senti l'alcol, non senti alcol, diciamo, disturbato da puzze di zolfo o cose varie, senti, quindi è comunque schietto. E poi dobbiamo valutare la finezza. Qui già possiamo metterci un po' del nostro aspetto, diciamo, più personale e soggettivo. Quindi molto fine, quindi di grande distinzione ed eleganza. Fine, gradevole, mediamente fine, accettabile, comune, quindi impersonale, privo di particolari qualità, mediocre, grossolano, scadente di pessima qualità. Voi come lo definireste? Anche io gradevole. Cioè io in questo momento so lo berrei, quindi non è un vino che dico vabbè non me lo prendo. Esatto, quindi per me è gradevole, quindi è fine. Compriamo questa bottiglia che prima veniva venduta a 5 euro, la possiamo vendere a 500 euro?
dopo aver valutato quindi l'intensità e qualità del profumo, dell'odore, diciamo, possiamo valutare la complessità. Quindi per complessità possiamo utilizzare il termine sontuoso, quindi la percezione di grande quantità e qualità di sostanza sottoposta, quindi sentiamo molte cose per intenderci di grande qualità. Complesso, che presenta una gamma di profumi di buona qualità e quantità, sottile, quindi finemente elegante nelle sue leggere e quindi con delle note di sottofondo, semplice, quindi con riconoscimento di profumi primari e secondari, e monocorde, quindi primo di percezione di profumi. Un po' più di semplice di notare perché sì, all'inizio si sente l'alcol, però poi si cominciano a sentire qualcosa di sottofondo. È proprio semplice, non lo capirei. Tra semplice e sottile, mettiamoci d'accordo così. E infine possiamo valutare la natura del profumo. Allora, prima di valutare questi termini, bisogna considerare che la natura del profumo è sempre difficile da definirla in modo univoco, perché sono molto legate alle nostre sensazioni. Per cui se io ho fatto un viaggio a Istanbul, sono stato nel mercato delle spezie, avrò sicuramente più ricordi di quegli odori rispetto a chi a Istanbul non c'è mai stato o magari in cucina senza spezie, per cui è molto soggettivo l'associazione del profumo. Quindi diamo delle indicazioni, ma appunto sono molto soggettive legate ai ricordi personali. Spesso capita che in alcuni vini si sente il mango, la papaya. Se uno non ha mai mangiato il mango, la papaya, giustamente non la vuole mai sentirla. Il mio consiglio è di essere curiosi e di naso di qui, quindi se trovate qualcosa adoratela, cercate di valorizzare. Sì, perché praticamente durante la fermentazione, sia ad opera quindi delle trasformazioni fatte dai lieviti, sia dovute alla presenza di molecole all'interno della bacca stessa del vino, si creano delle molecole che sono le stesse molecole tipiche che danno l'odore a quell'altro tipo di frutta. Come abbiamo detto prima, si può creare difetti se la butta d'aglio. Dentro del vino non c'è l'aglio, ma c'è la stessa molecola che nell'aglio dà quel sentore, quindi una molecola che quindi contiene un atomo di zolfo che si è legata nel vino in particolare all'etanolo. Quindi il vino sta andando bene. No, è il vino. Poi vediamo gli altri. Quindi natura del profumo. Quindi aromatico, profumo in cui si fanno sentire gli aromi primari del vigno. Abbiamo detto quindi questo termine aromatico in realtà va attribuito soltanto quando possiamo i vigni aromatici, quindi moscato, che è estremamente. Non è il nostro caso, per altri. Quindi floreale richiamo al sentore di fiori freschi, fruttato richiamo al sentore di frutta matura, vinoso, tipico sentore dei vini giovani in cui si avverte il profumo del mosto, etereo, tipico sentore dei vini invecchiati dovuto a esterificazione degli alcoli, boisé, profumo derivante dal finimento del vino in barrique che abbiamo nominato prima, balsamico, che richiama profumi di erbe officinali, erbaceo, quindi profumi di origine vegetale, speziato, sentore di spezie, minerale, sentore di pietra focaia e determinati teatuali. Quindi qua in realtà non possiamo dare soltanto un aggettivo, ne possiamo dare anche di più, perché possiamo sentire più, quindi escluso l'aromatico, abbiamo detto non lo possiamo attribuire più sentore. Bizzarrite. Io non faccio più da cioè l'odore della cantina c'è.
l'etero in realtà non è proprio, si sente più l'alcol che l'etero, l'etero è un po' più difficile da capire. Però diciamo un po' di amarena con questo spirito si sente. In realtà quel sottospirito è proprio l'inizio anche di una leggera ossidazione. Quindi non è detto che il vino sia cattivo, ma è proprio l'inizio di una leggera ossidazione. Esatto. Ci sento anche un leggerissimo pepe, proprio leggero, alla fine. Quindi possiamo dire un po' speziale. Sentiamo. Sì, è normalissimo. No, no, perché l'alcol predomina. L'alcol predomina. Poi bisogna considerare che man mano che il vino sta aperto si ossigena, quindi prende aria. Esatto. Considera che questo libro quindi sta in bottiglia da 2 anni, quindi di questi 2002 sarà prodotto di grammata, vabbè. Sì, infatti, non è finito. Sì, no. Esatto, la Pugna è fattura a Pugna, scusa, che sono per la Pugna secca. Già stiamo facendo anche il menù, questo è il terzo livello. La scheda. Ora possiamo fare l'esame gustativo. Finalmente tutti aspettavamo. Sì. Allora, perché adesso stiamo spiegando anche i vari descrittivi. Quindi qua cosa ci chiede? Innanzitutto il corpo, poi ci chiede, adesso li vediamo insieme perché no, non ci mettiamo troppo tempo, elemento di morbidezza, che sono l'alcolicità, la morbidezza e gli zuccheri, elementi di durezza, acidità, stabilità, tonicità e l'equilibrio. Cominciamo quindi col corpo. Il corpo. Allora, il corpo possiamo quindi, una volta assaggiato il vino, dobbiamo dare uno di questi aggettivi. Quindi robusto, grande ricchezza di estratto, quindi che lo sentiamo bene in bocca. Strutturato, di buona struttura che dà una sensazione di pienezza comunque in bocca. Di corpo, di buona struttura generale. Di poco corpo, leggero. Magro, carente in estratti, non molto consistente e di poco spessore, cioè quasi come se fosse acqua colorata per intenderci. Se volete scusare abbiamo una scudacchiera arrangiata. State passando il vino su tutta la mucosa della bocca. Vi ha deluso un po'. Esatto. Sì, quindi come dire, di corpo leggero, già vi ho eliminato degli aggettivi.
genere di corpo strutturato è un buffo. Perché proprio acqua non è. Anche abbiamo visto prima che c'è un sacco di glicerina. La glicerina prende la rima. Dicono di sì, non so se... Però vediamo che poi... Sì, se avessimo... No, più sono stretti. Però come avevamo visto prima erano molto stretti, però in bocca non abbiamo avuto la stessa sensazione di corpo che ci aspettavamo. Ma prima ne stavamo parlando, le degustazioni solamente si fanno al buio, quindi in bicchieri neri, e dove non ci si fa influenzare né dal colore, diciamo, non ci si fa influenzare dal colore... Siamo fatti influenzare dal colore anche dalla pelle. Sì, sì, un bicchiere nero. Quelle professionali nella sala di costruzione si fanno un bicchiere nero, quindi non vedi. Sì, sì, certo. Sì, diciamo, l'abbiamo valutato prima, quindi il colore ti dà anche diciamo, indicazioni sulla giovinezza, sull'invecchiamento del vino stesso. Dopodiché quindi dobbiamo valutare, abbiamo definiti gli elementi della morbidezza, alcolicità, morbidezza e zuccheri. Alcolicità, quindi alcolico, debrisante grado alcolico in bocca, molto caldo, vino calorico avvolgente, caldo di buona alcolicità, leggero di modesto grado alcolico e debole. Quindi carente in alcol. Secondo voi quindi com'è questo vino come tenore alcolico? Io tra caldo, io direi tra caldo è molto largo, non è? Sì, quasi più bassito perché non vedo ancora. Sì. Quindi diciamo che si tracalda e molto caldo. Morbidezza. E poi volevamo la morbidezza. Morbidezza quindi possiamo attribuire il termine grasso quando è opulento con grande potenziale, talora eccessivo di zuccheri, alcol e glicerina. Pastoso, quindi carnoso e vellutato, notevole ma equilibrata morbidezza, rotondo, quindi di corretta e piacevole avvolgenza, poco morbido, quindi spigoloso con morbidità in difetto, carente, quindi quando aspro e duro, che subisce la dominanza acida e tannica. Come definite? C'è il tannino in realtà che copre un po' questa morbidezza, quindi carente non è secondo me. Sì, no, ma poi svanisce dopo un po'. Il tannino, come spiegavo verso la signora, praticamente il tannino dà quella sensazione di asciutto in bocca sulle mucose e sul palato e sulla lingua. È dovuto appunto alla presenza di questi tannini che sono le molecole appunto tendono ad asciugare e a farci anche poi in salivare. Non è molto persistente perché lo sentiamo che un po' ci asciuga, però dopo un po' va via, quindi non è un tannino molto forte. Diciamo, ti aiuta la sensazione del cachi acerbo, quando si muove il cachi acerbo. Quindi carente non lo definirei, forse un poco morbido, perché sembra che c'è questo tannino che ci dà fastidio. Per me, diciamo, come dicevo prima, c'è anche molto l'aspetto personale e soggettivo, quindi per esempio, io ho abituato a bere agli anico di quelli di una volta, come lo faceva mio nonno, che ha dei tannini che sparano, perché per me questo tannino qua è molto piacevole, ma la maggior parte diciamo, dei consumatori magari questo è un po' sbagliato. E poi valutiamo se c'è un residuo zuccherino all'interno del vino, quindi molto dolce quando il vino è un sapore dolce e dominante, dolce quindi presenza di zucchero molto distinguibile, amabile, quindi un sapore lieve e lievemente dolce ma chiaramente avvertibile, abboccato dal sapore lievemente dolce per la presenza di una piccola quantità di zuccheri residui,
secco o gli zuccheri visibili in percentuale irrisoria sono indistinguibili. Voi un po' di torce l'avete sentito oppure no? Io non so se è una cosa che non è giusto per approfondimento, diciamo, i vari sentori dolce, salato, amaro, acido e piccante, diciamo, si sentono sulla lingua in posti diversi, almeno così fino a poco tempo fa, perché adesso si sta scoprendo che invece questa teoria è sbagliata, però se andate ad aprire un libro di degustazione vi diranno che il dolce si sente sulla punta della lingua, il salato subito ai lati, perché adesso lo disegniamo la lingua, qua ci sono le papille del dolce. Sì, sono delle sensazioni che diciamo che ci ricordano. Esatto. Quindi il dolce solitamente sente sulla punta della lingua. Subito al lato si sente il salato, poi c'è in questa zona laterale della lingua si sente l'acido. In questa zona più arretrata della lingua si sente l'amaro. Invece il tannino e il piccante sono le sensazioni tattili, quindi dovute alla reazione con queste sostanze con le pareti della bocca. Come dicevo, ci sono le ultime teorie invece che stanno dimostrando che in realtà ci sono, questi sensori sono presenti sia del dolce, del salato, dell'acido e dell'amaro su tutta la lingua, che però siamo in queste zone sono in realtà un po' più sensibili, quindi non sono in realtà così nette, così distinte. Poi c'è in realtà un quinto gusto, che è quello detto dell'umami o del glutammato monosodico, che è praticamente il gusto del dado, che è un gusto completamente, il dado per fare un pro, è un gusto completamente diverso. È nuovo, è inventato, diciamo, per questo motivo. Diciamo, dopo di ciò dobbiamo andare a valutare, abbiamo detto, gli elementi della... Com'è secco? Andiamo a valutare quindi gli elementi della durezza, che sono l'acidità, la stabilità e la tannicità. Vediamo cosa dice la scheda. Acidità. Acerbo quando un vino dall'elevata sensazione acida, quindi aspro e duro. Fresco vivo, rinfrescante con una leggera dominanza acida. Fresco con un'acidità vestita perfettamente bilanciata. Scarno, quindi con un'acidità appena percettibile. Piatto, vino piatto da carenza acida. Voi come lo definireste? Non è un acerbo che dà poco fastidio, però si sente con vino che deve ancora maturare, diciamo, con questo acido. Sì, probabilmente. Ed è sicuramente... c'è la stabilità, quindi stabilità, quindi quella sensazione quasi di sale che c'è, diciamo, nel vino, quindi deve, se secondo me è molto sapido, quindi con stabilità eccessiva tendente al salato, sapido con una piacevole sensazione di salinità che aggiunge freschezza, leggermente sapido, quindi sensazione salina appena percettibile, non percettibile, quindi non si avverte nessuna sensazione di stabilità. Infine c'è la tannicità, quindi questa sensazione tattile che ho appena descritto, quindi
quindi all'abbandono viene un'eccessiva sensazione tannica, duro, tannico, leggera dominanza tannica, tipica di segni strutturati rossa, rossi se ancora giovani, giustamente tannico, quindi ottimale presenza di tannini, poco tannico, vino cadente per cedimento di un pilastro portante, questa descrizione, carente, svuotato di forza appena insuzzo, appare insuzzo. Come dite di questo? Io all'appante, allora anche qui mi dicevo dall'esperienza personale, dopo aver assaggiato degli aglianici giovani, vini all'appante non ne definisco altri rispetto a quello, quindi è sicuramente, sicuramente tanto, quindi si sente questa dominanza di tannini. Dobbiamo poi andare a valutare, abbiamo detto, l'equilibrio. Per i vini bianchi l'equilibrio è dato dalla somma, quindi di alcolicità, morbidezza e zuccheri, rapportati alla somma di acidità e stabilità. Ritorno alla matematica, che tanto ci piace. Per i vini rossi invece è dovuto appunto anche qui dal rapporto tra alcolicità, morbidezza e zuccheri e acidità, stabilità e tannicità. Quindi dobbiamo ricordarci quindi di queste sensazioni che abbiamo, e confrontarle. Quindi possiamo definire il vino armonico quando i vari componenti, oltre a un perfetto equilibrio tra di loro, offrono un intenso, un insieme elegante e raffinato. Equilibrato quando è un vino di gran classe e finezza, e con i diversi caratteri organolettici in perfetto equilibrio tra di loro, sufficientemente equilibrato, quindi un sufficiente equilibrio seppur di non totale soddisfazione, leggermente disarmonico con una disarmonia percettibile, disarmonico quindi con un equilibrio tra i vari componenti. Allora, sicuramente non è armonico, perché per esempio questa nota tannica che è acida che prevale un po' sul resto delle altre note. E quindi non è neanche equilibrato. Potrebbe essere quindi un sufficientemente equilibrato, seppur di non totale soddisfazione, non leggermente disarmonico. Io sinceramente lo metterei leggermente disarmonico, perché oltre ad eccedere il tannino eccede anche un po' l'acidità, per cui vedete. Sia la densità che l'acidità stanno al denominatore di questo rapporto, ed anche la morbidezza non è non c'è pienamente soddisfatto, per cui diciamo che direi più leggermente disarmonico, perché c'è un eccesso di acidità, tannicità e stabilità, quindi tre elementi che stanno al denominatore rispetto invece alla poca morbidezza di questo. Io la cosa che ho detto pure io dall'inizio. Quindi con metto squilibrio e vai come. Sì, in realtà sì, però leggiamo di salmone che bisogna. Sì. Certo. Sì, perché in realtà zuccheri. Una mente che mi è capitato, degustavamo dei vini molto, molto importanti e tra questi c'erano anche due o tre vini pagati pochi euro a bottiglia. Abbiamo fatto questa degustazione tecnica, dopodiché ci siamo fermati a mangiare qualcosa e bevevamo. A un certo punto della degustazione ci siamo resi conto che le uniche bottiglie vuote erano quelle bottiglie che i vini costavano pochi euro. Quindi ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti, questi vini sì sono importanti, abbiamo pagati tanto, hanno giustamente anche una bella sfera degustativa, però quelli che ci siamo bevuti sono i vini da di pochi euro rispetto a quegli altri, per cui cosa vuol dire questo? Che tecnicamente quei vini di pochi euro erano meno importanti rispetto agli altri, però erano più grandi di quelli da bere, quindi c'è sempre. Sì. Esatto, che sei. È così. Quindi per concludere l'esame gustativo, cosa dobbiamo andare a valutare? Dobbiamo andare a valutare le sensazioni quindi retroolfattive, quindi l'aroma di bocca. Per retroolfattive intendiamo i sentori che sentiamo dopo aver deglutito il vino, quindi che risalgono per via retronasale,
riusciamo a risalire nella parte più profonda del, diciamo, del naso, quindi sia in densità sia la qualità, e poi la finezza di bocca, quindi il paio, che sta per persistenza aromatica. Vabbè, quindi quando dura in bocca. E poi c'è anche lo spato evolutivo. Per valutare la persistenza aromatica è molto semplice, dobbiamo deglutire il vino e valutare per quanto tempo questi aromi ci restano in bocca, quindi semplicemente contando i secondi. Quindi oltre i 10 secondi è un vino molto persistente, 10 secondi, sufficientemente persistenza 8 secondi, poco persistenza 6 secondi, corto 4 secondi. Questo è riferito in realtà sempre alle sensazioni però retroolfattive, quindi non quelle che sentiamo appena in bocca, ma dopo avete deglutito. Quindi per quanto tempo queste sensazioni si restano? Non il gusto che sente in bocca, ma quello che sente per vita per aver fatto. Non so, sì, allora, adesso dobbiamo sentire le sensazioni retroolfattive, sono quelle sensazioni che si sentono una volta deglutite il vino, quegli aromi che risalgono per via retronasale, quindi l'ultima parte della gola fino ad arrivare, diciamo, all'ultima parte, alla parte più profonda del naso. Quindi dobbiamo valutare l'intensità di questi aromi, se ci sono, e non è detto che ci sono, e la qualità, e anche la persistenza, quindi per quanto tempo resistono questi aromi poi nella via retronasale. Quindi abbiamo valutato, diciamo, la qualità, l'intensità, sono poco intensi, sono spiriti molto intensi. La qualità quindi dobbiamo andare a valutare, risentiamo quindi un'altra volta il fruttato, quindi sempre questo fruttato, e la persistenza. Come detto, come persistenza io non lo sento molto così persistente, quindi tra corto e poco persistente direi. E poi dobbiamo andare a valutare lo stato evolutivo, quindi dobbiamo dire se è un vino giovane, quindi un vino non ancora equilibrato che necessita di ulteriore raffinamento, se è un vino pronto, un vino che si trova nel momento buono per essere bevuto, quindi lo dobbiamo aspettare altro, maturo, vino che ormai ha raggiunto l'apice della sua probabile parabola esistenziale, leggermente vecchio, quindi un vino che ha iniziato progressivamente a perdere le sue note tipiche, decrepito, quando quindi ormai è spento, che non si può più dare, che non può più dare sensazioni piacevoli. No, in realtà già adesso, noi dobbiamo adesso, secondo me non sta perdendo, è un vino giovane, però non è nemmeno un vino che ci dà grosse potenzialità, quindi non penso che con l'affinamento questo vino possa migliorare più di tanto. Perché il problema che c'è non è un problema di aromi, ma lo squilibrio che c'è a livello della base acida che è tanica, per cui la base acida può leggermente smorzarsi con l'affinamento, però sicuramente a questo smorzamento dell'acidità non corrisponde un'evoluzione degli aromi. Per cui diciamo, possiamo definirlo un vino giovane, ma allo stesso momento un vino pronto, perché se lo dobbiamo bere, altrimenti non mi ricordo. Allora, considerazioni finali, possiamo scrivere, mi verrei due bottiglie sotto gli ulivi, mi ne verrei comunque. Quindi, produttore anonimo, primi. Facciamo un po' di pausa, poi assaggiamo qualcos'altro. Andiamo quindi con la degustazione di questo secondo vino, giusto per riparlare con il del tappo, in questo caso era stato utilizzato un tappo di silicone, e già del sotto al tappo riusciamo a vedere che ci sono dei residui di colore precipitato, quindi c'è una lieve perdita di colore.
che in realtà possiamo notare anche nel bicchiere stesso, quindi diventa più trasparente. Vogliamo fare tutta la scheda o diamo le nostre impressioni così? Vabbè, però è limpido, è trasparente, lo possiamo dire. È fluido. Non è effervescente. Olfattivo. Quindi sicuramente sente un po' di spunto acetico. Quindi c'è una cosa volatile che si... è leggera, però si percepisce. Assaggia. Sì, è vero. Sembra che sento del bacio. I complimenti vanno fatti al microfono perché, ma sì, sicuramente, questo è un video del 2008, quindi sicuramente 2009, comunque qui non siamo artigianali, quindi sicuramente non è stata controllata sotto l'osso, in consigliamento, però che appunto questa è la durata del vino stesso. A parte questo piccolo difetto, non era sicuramente un vino sgradevole da bere. Abituato anche per poco di acido acetico, forse non lo è ancora, ma chi non piace sentire un po' di acido. Diciamo, mettendo qualche percoca dentro, può darsi che sia giusta. Si può dire in diretta per coca, no, il dolce magari lo copre freddo, sì. Si può fare un test, andrò a assaggiare a qualcuno. Quindi diciamo, abbiamo già dato un'indicazione anche per quanto riguarda lo stato evolutivo, è andato un po' oltre, doveva essere venuto 4-5 mesi fa. In cui abbiamo versato il terzo vino, continuiamo con la degustazione. Adesso siamo sempre più solitari. Vabbè, quindi abbiamo detto, adesso è limpido, abbastanza trasparente. Sì, perché la limpidezza è un requisito, diciamo, del vino per essere commercializzato, diciamo. Poi ci sono dei vini volutamente torbidi, nel senso che presentano delle particelle, diciamo, più che torbidi, presentano un deposito sul fondo della bottiglia che non è un difetto. Un vino di lungo invecchiamento può presentare un deposito sotto la bottiglia. Infatti, spesso il sommelier fa la decantazione, non so se avete mai visto, diciamo, che si trova poco nei ristoranti, più nei film, che mettono una candela sotto e versano piano piano il vino. La candela serve a vedere quando appunto sta arrivando il deposito che si è formato sotto la bottiglia, quindi per evitare che vada nel bicchiere lo fanno fermare in questa parte della bottiglia. Quindi in quel caso non è un difetto, però il vino comunque non si presenta torbido. La parte, diciamo, della bottiglia è comunque limpida, abbastanza limpida. Si crea questo deposito comunque sembra una situazione di colore. Qua abbiamo anche il difetto, diciamo, c'è un difetto. Abbiamo questa, quindi, precipitazione di colore che è rimasta attaccata attorno
alla bottiglia che invece è di colore trasparente. Non c'entra la qualità del vetro. Al naso cosa sentite? A parte la terra, la rete, il cavolo, il brocco, cosa dite? L'erbaceo. Questo? Dell'erbaceo c'è, cioè della qualcosa che ci ricorda, la terra, allora, gli aromi primari sono quelli che sono di alla semplice fermentazione, quindi quelli che si chiamano vino giovane. Poi man mano quindi che il vino invecchia, cominciamo a sentire degli aromi appunto secondari, perché si creano in un secondo momento dalla evoluzione degli aromi primari, quindi delle altre molecole presenti nel vino. Quindi poi parliamo di terziario anche dopo, diciamo, un affinamento magari in botte, in legno, quindi gli aromi sempre più che evolvono nel tempo, quindi che poi sono anche nella pietra focale, nella grafite, petrolio, quindi degli aromi dovuti comunque all'evoluzione del vino. Comunque è una riduzione, quindi c'è una punta di riduzione, l'ossidazione. Sì. In realtà questi sono... Qui c'è in realtà anche un inizio di riduzione, cioè avuto questo cartone bagnato, questo appunto questo odore di caldo, quindi non si sente lo zolfo così intenso come quello del fiammifero, come quello dell'ampio, però quindi c'è un inizio anche di riduzione dovuto a questi punti. Anche perché è stato al chiuso, quindi magari non perfetto, ma non lo so, non la voglio svuotare tutto, però magari se la svuotiamo tutto c'è anche un po' di deposito, quindi non è un vino. Vediamo anche, diciamo, da questo perdere di colore, quindi non è stato un vino chiarificato, perché quando andiamo in bottiglia c'è ancora di residui di sostanze, proteine e cose varie che sono rimaste durante la vinificazione, che quindi al chiuso si sono evolute, è chiuso della bottiglia, tra l'altro è chiuso con un tappo sintetico, quindi al chiuso, nel senso più spicco, non sono evoluti in questi settori, diciamo, non piacevolissimi. Qualcuno l'ha assaggiato? Sì, questo sembra realtico, giusto come quello di prima, però non vediamo quindi qual è il vino. Anche un'ora di spirito, forse, di alcol, diciamo, alcol è, anche se di nuovo la sensazione di amarena con lo spirito di direzione, però questa volta in bocca non è ancora. Quindi è basta che non lo finalmente utilizziamo il microfono. Bisogna sempre valutarlo per gli anni che ha, come ha resistito,
per un vitigno che probabilmente non è nato per essere invecchiato o non è stato lavorato, per cui tutto sommato probabilmente la genuinità, la lavorazione in campo, la cosa che ha permesso, non voglio dire di trascinarci fino adesso, però non è un vino che è morto, cioè questi terziari, questi odori, queste evoluzioni che poi portano non piacere a qualcuno, però a me. Armando, 2008. 2008? Sì. Siamo per un vino che non è stato progettato per una terziaria, però hai coltivato la vita, hai spremuto e hai fatto un vino, quindi non basta. Meglio rispetto al 2009, perché magari nel 2009 appunto c'è stato questo piccolo errore di scarsa presenza di solfiti, magari ha preso più aria già durante tutta la lavorazione e quindi praticamente è stato più facilmente attaccabile dai batteri aceti, per cui da questo spirito. Invece qui magari ha avuto altri problemi, come per esempio una non corretta pulizia del vino prima dell'imbottigliamento, però magari è stato più protetto dall'aria e quindi non ha avuto questa fermentazione. Comunque sono state conservate allo stesso posto, quindi non è un bel che dovuto spazio di temperatura da altre cose. La corretta temperatura per la conservazione di questi vini, fino a quale sarebbe? Dovrebbero stare sicuramente al fresco, quindi intorno ai 10 gradi, l'ideale sarebbe, però con temperatura costante, quindi non devono subire sbalzi di temperatura, perché proprio sbalzi di temperatura che provano la diversa del colore da altre alterazioni. In casa invece dobbiamo conservare i vini diciamo, dalla cantinetta, i vini da affinamento di invecchiamento più alto, più in alto, e quindi siamo da vedere più spesso più in basso, perché sono più in alto, quindi sembrerebbe un po' più alto rispetto a quelle che invece. Sì. Sono tutti quelli, hai ragione, scusa, ho sbagliato io. Vini invecchiare più in basso, non stare più freschi. Quindi diciamo da bere più su, diciamo, anche pronto a bere, anche più in alto, perché ne berremo a breve. Quindi, come fosse, bravo. Riprendiamo dunque con la degustazione del nostro quarto vino, quindi un Aleatico 2012, dell'azienda anonima numero 2. Allora, quindi sì, abbiamo in realtà una verticale di Aleatico, anche se invertendo 2 a 9, perché abbiamo stato nel 2009, 2008, 2012, per una verticale tra 2008, 2009 e 2012, quindi è andata crescente. L'orizzontale invece, visto che stiamo parlando di verticali, visto che facciamo l'orizzontale, invece qua si degusta lo stesso vino di diversi produttori. Qui è lo stesso produttore a mare diretti, quindi è una verticale. Già vediamo quindi come abbia mantenuto, giustamente essendo più giovane, il colore, mentre negli altri due, 2008 e 2009, era molto più scarico. Comunque, diciamo, tanti archetti, quindi tanta presenza di glicerina, quindi sicuramente di idratazione alcolica. È limpido e poco trasparente, direi. Quindi un rosso brillante. No, trasparente nel senso che non si fa trasparire dalla luce. Mentre è limpido perché non ha particelle in sospensione. Non sono nemmeno residui di colore in una bottiglia. Anche qui c'era un tappo sintetico. È fluido, abbastanza. Quindi si vede intenso, non è proprio, si sentono ben distinti. Già l'ho girato, in realtà, quindi per sentirmi tutto non bisogna girare il bicchiere, questo va subito a mano. Quindi già l'ho girato, quindi non lo sento più. All'inizio. Sì.
quasi un qualche odore che sentiamo, quindi sentiamo sempre l'alcol, quindi no. Sì. Mi sento sempre la pugna secca, la sento. Un po' di alcol pure lo sento, un po' di vino. Sì, è schietto, come abbiamo detto prima, come dice. Un po' acido forse, lo squilibriamo più acido. Sì, facciamo molto più acido. Dai degli il microfono, forse sì. Prova, vediamo se lo hai la stessa percezione, come di frutta sciroppata. Sì, la frutta sciroppata. Quasi. Rispetto alla prima di un'ora, mi fa più anche frutta di retro, retro fatica, la prima sala. Ci sale questa, com'è? D'accordo che c'è un po' di grida in più forte. Voi la riconoscete adesso, una volta che l'hai sentita in bocca, allora adesso riesce a ricordare, quasi di pesca profonda. Ah, esatto. La bacchiera, come si chiama? Quella schiacciata, tocca, schiacciata prima. Io sei d'accordo che c'è un po' di grida in più? Perfetto. Ti dà un po' di perfetto, sì. Questo se lo vuoi regalare l'accettiamo. Impressione su questo, ma vediamo se secondo voi è pronto oppure si può invecchiare, è vecchio. Cosa ne pensate? Per evolvere questo vino, o meglio che ce lo beviamo? Sì, effettivamente, a parte di fine stati parenti, non penso che sia un vino di una struttura da che possa migliorare, quindi sicuramente è ben tutto. Sì. Beh, un abbinamento. Però non è detto, non è detto. È molto semplice, quindi c'è questa freschezza che ricorda quasi una pizza, diciamo, questa freschezza della fresca. Per cui un po' più fresco, una pizza io ce la metterei. Ma anche una margherita semplice, io ce la metterei. Sulla pecora, perché? Ah, sì. Per contrapposizione, quindi quelli degli abbinamenti si fanno per contrapposizione, quindi o per... Sono d'accordo. Vediamo che se in questo momento portate la pecora ci beviamo anche quindi un po' di spunto.
passiamo ai bianchi. Ritorniamo tra poco. Riprendiamo quindi questa quinta degustazione con un vino bianco, con diciamo, vitigno prevalente Malvasia, quindi un uvaggio, quindi sono stati mischiati in realtà, ci dicono, tre vitigni diversi, quindi tre uve diverse e vinificate insieme, con prevalenza Malvasia. 2012, cominciamo quindi subito con l'esame visivo. Quindi, ad essere limpido, limpido perché non vedo a parte c'è la sospensione, no? Trasparente, ma prima non abbiamo visto il colore dei bianchi, dobbiamo vedere come possiamo classificarli. Allora, bianco carta, giallo così tenero da sembrare privo di colore, giallo verdolino, giallo tenero riflessi verdognoli, giallo paglierino, giallo che richiama il colore della paglia, giallo dorato, giallo che ricorda la sfumatura tipica dell'oro e comunque dei vini vigorosi, giallo ambrato ricorda l'ambra, caratteristico dei vini passiti. Secondo voi cos'è? No, in realtà è più dorato, è più, molto più dorato, tende quasi all'ambrato. Sì, è più dorato. Abbiamo visto completato la scheda quando riguarda il colore anche dei vini bianchi. È fluido, si scorre facilmente i vini bianchi. Non sa lo farlo? È un po' freddo, quindi è molto più buono, diciamo, da bere che da degustare a questa temperatura, però posso venire dalla fame in alto aspetta, non so come si riscalda. Sì, effettivamente. Non sento riduzione, forse sento un po' di ossidazione, però. Sento un po' di ossidazione, forse è un po'. Sento anche un po' di ossidazione, no? Senza il lievito. Davvero? Vediamo se mi capita. Sarà il lievito, non proprio la, diciamo. Un po' di lievito in più. Ma che cosa non va bene? Ma perché è freddo, perché è quello che noi diciamo lievito, che tu senti come zucchero, come zucchero. Sì. Sì, non è troppo... abbastanza semplice, diciamo, come aroma. Bocca. Un po' amaro. Sì,
trapelare il calore, questo sì, è quello che fa un po' pseudo-calore, e questa nota chiude con questa nota americana. Questa è un buon caso, no? Gioca di più sull'alcolicità e sulla mano, è un po' monocorda. Forse è proprio dalla sera. Tutte quelle cose che ti aspetta un bianco, secondo me ha molto spiccato la sensazione di caldo, di calore, l'alcolicità che trasmette il calore, il calore, e questa nota mandorlata, amara, finale, amaricante. Sì, non è tanto accattivante, diciamo. No. Fa ricordare il classico vino che si faceva per un soffro. Sì, sì, quando si beveva in quantità maggiore. Sì, quando sembrava molto di più. Pronto da bere, da affinare ancora, cosa ne pensate? O è vecchio? Meglio un pezzo lo vuole soffrire. Possiamo passare all'ultimo bianco? Passiamo all'ultimo bianco, a tra poco. Riprendiamo quindi con la degustazione del secondo vino bianco. In questo caso possiamo completare anche la parte alta della scheda perché abbiamo diverse informazioni sul produttore. Quindi nella parte alta della scheda possiamo leggere. Quindi, denominazione. La denominazione di questo vino è Piano di Avellino. Classificazione DOCG, quindi un prodotto a denominazione di origine controllata e garantita, come riportato anche sul contrassegno di Stato. Tipologia è un bianco. Annata è annata 2013. Alcol 13,5%. Quindi produttore Feudo Apiano e nella Viglio provincia di Avellino. Ora, siccome conosco bene il produttore, sarete voi a fare la degustazione in modo per non essere influenzati. Allora, cominciamo a vedere l'esame. È stato richiesto, diciamo, di dare delle informazioni sul prodotto e sul produttore. L'azienda si trova alla Viglia, in provincia di Avellino, considerata, diciamo, uno dei luoghi padri del piano di Avellino. Questa azienda è un'azienda che ha circa 7 ettari vigneti distribuiti sul territorio di Laviglio, che è un paese da particolari caratteristiche climatiche. In pratica è costituita da diverse colline, con tutti i vigneti distribuiti su queste colline a circa 480-500 metri sul livello del mare, con punte che arrivano fino a 600 metri. La caratteristica di questo territorio è che affaccia il termine della catena dei Monti Vicentini col Monte Duoro, per cui in realtà affaccia il lato nord di questa catena dei Monti Vicentini, per cui d'estate, appena cala il sole dietro i Monti Vicentini, c'è questa massa di aria fredda, essendo quindi esposto alla montagna al lato nord, che investe il paese, per cui ci sono delle fortissime escursioni termiche che favoriscono quindi la produzione di aromi all'interno della pianta, perché appunto le escursioni termiche favoriscono proprio la produzione di ulteriori aromi. Questo vino era stato, l'azienda ha diverse vigneti di diverse età e questo vino è stato ottenuto selezionando le vigne più vecchie, che hanno tra i 20 e i 25 anni.
altra informazione sull'azienda. L'azienda che trasforma soltanto le uve di proprietà, quindi non acquista dall'esterno, quindi produce soltanto fiamme. In realtà produce diverse fiamme dalle diverse vigne. Come dicevo, quindi questa è la selezione delle vigne più vecchie e poi produce agli anni con Taurato. Passiamo all'esame visivo. Vedete il colore, anche io ce l'ho un'età. È un giallo paglierino con diversi con riflessi verdi olivi, direi. È limpido e trasparente. Non è intenso come colore, appunto, molto, molto chiaro. Mentre che è anche non fluidissimo. Anzi, conducete la voce, perché appunto con questo direttore è questo tempo. Ditemi voi cosa ne pensate di queste caratteristiche, quindi io lo vedo molto fluido. La valutazione? Sì. No, non ho la valutazione di essere un vino pesante, è mediamente fluido. Sì, cioè, abbastanza attenti, giusto, di vedere. Siamo un esame olfattivo, intensità? Al naso? Sì. È molto intenso, è molto intenso. Lascia subito. Sì. A me la prima cosa che già trasmette, anche se di solito è di poca, è la sensazione di freschezza. Poi ha delle note, non dico balsamiche, ma però una leggermente in agrumato. Vuol dire anche balsamico. Che, diciamo, testamento spesso viene definito la parte. Esatto, lo intendiamo sempre. Sì, anche se c'è un mentolo. Però ha questo agrumato, ma piacevole, che certe volte ricorda non solo l'agrume, ma anche le creme pasticcere a base di agrume, a questa, sì, questa eleganza. È franco, è schietto, come la franchezza c'è. C'ha un naso pulito, netto, con questi aromi, poi c'è anche del fiore bianco, della magnolia. La magnolia mi ricorda quando va il fiore che si sente assente. La magnolia, certo. Sì, questo dico, dire per il gang, ovviamente, farà prendere un po' di... La magnolia, non più si la conosco, quasi, dire per il bianco, che cos'è? Un po' di pera, la sentite? Pera. Sì, il frutto giallo. Sì. Il frutto giallo è quello che intendevo per frutto giallo. Anche a naso già trasmette una impressione di stabilità. Sì. Ha questa impatto delle piccole. Sapida, poi che rimane in bocca e poi è franco nel senso che riporta molti degli auguri del naso che riporta e quindi è una forma che però la prima impressione, la piacevolezza di questo vino con il dramma, cioè nel senso che quello che ritanto è proprio questa impressione subito, questo gioco tra stabilità e presenza. Lo trovi equilibrato, lo scuri qua. Ha tutta la sua bella gamma, anche perché poi bisogna riportarlo al tipo di pianta, di vaggio, di zone in cui... Questa è una acidità di 6,75, quindi è una acidità comunque abbastanza alta, però è stato voluto perché, conoscendo la gradazione alcolica, quindi un 12,5, anche di corpo è abbastanza corposo, di equilibra bene. Gioco fra freschezza, che caratterizza il sorso, e quella bella stabilità. La freschezza la città la si sente perché poi ti rimane un po'. Certo, la stampa di però è bella anche questa stabilità che si spalma.
presentazione della trofattive intensa e persistente. Diciamo come retrobus ritorna molto in Bassano, che resta anche abbastanza. Secondo me è un vino pronto, si può invecchiare, è vecchio, va bevuto. Vista l'acidità e non le rotondità, io non lo so, se parliamo di un paio d'anni, tre anni, non ho proprio idea come potrebbe evolvere l'acidità, ti lascia quella schiena bella, robusta per reggere nel tempo, però probabilmente avrebbe bisogno di rotondità da conservarsi. Di affare è stato pensato come un vino che debba fare anche un minimo di affinamento. Sì. Quindi l'alcol molto alto, la acidità molto alta sono proprio predisponenti per questo tipo di vino. Sicuramente gli aromi evolveranno, quindi il reale e il fruttato tenderanno a sparire e compariranno più sentori di, diciamo, di pietra focaia, di grafite, quindi in realtà porterà quello che è parte del terreno, lo riporterà. Esatto. Infatti la vino c'è la caratteristica di avere delle zone dove c'è uno strato vulcanico molto, molto alto, quindi si parla anche di un paio di metri di residui vulcanici, diciamo, dovuto all'eruzione delle diverse eruzioni vulcaniche che hanno costituito, diciamo, del Vesuvio, che sono arrivate fino in Irpinia, per cui c'è questa mineralità, tutti questi sentori che poi si ritrovano e si trasformano e si raffreddano su questo piano. 2013. Questo è il vino, sta in bottiglia da un mese. Quello che deve uscire? Sì, quello che deve uscire. L'azienda ha prodotto anche dei vini, 2013 che usciranno in commercio, il 2014. C'è vendemmia? Questo è vendemmia 2013. Quello della nostra, cioè, l'ultimo. No. Quando potresti arrivare? 2011. Domani c'è una degustazione del 2012 con la Pisano Pignano. In orizzontale, in realtà tutti i piano del paese di Lavino che stanno 2012. Ovviamente ho assaggiato una bottiglia prima di consegnarla ed è un vino completamente diverso. Già da quello del 2012 che ovviamente ha commercializzato la Mutti. Il piano si presta bene alle volute. All'avvio, faremo la degustazione nella stessa maniera. Ne approfitto per invitarvi tutti. Qualche altro impressione? Lo berreste, non lo berreste sul pesce, sulla carne, sulle formaggi? Cosa ne pensate? Il piano si abbina benissimo al pesce, però io l'ho apprezzato anche molto come aperitivo, diciamo, da bere così, da osteggiare. Beh, certo. Facciamo un po' di pausa e poi riprendiamo con l'aceto? Va. Dunque, l'ultima lezione con l'aceto. Quindi con la produzione del paese.
innanzitutto come è definito l'aceto dalla legge italiana? Secondo il decreto legge 799 del 1970, l'aceto è aceto di vino, è il termine aceto di vino è riservato unicamente al prodotto ottenuto dalla fermentazione acetica dei vini e deve presentare quindi un'acidità in acido acetico non inferiore a 6 grammi per 100 ml, una quantità di etanolo non superiore all'1% in volume, quindi il residuo di etanolo può essere presente ma in piccole quantità, e quindi avere queste due caratteristiche, mentre tutti gli altri tipi di aceto ottenuti da altre materie prime, quindi non dal vino, devono essere specificati, quindi aceto di sidro, aceto di malto, aceto di birra. È importante prendere in considerazione che non sono utilizzabili i vini alterati per la produzione di aceto, ma solitamente si utilizzano i vini che hanno un grado alcolico inferiore al limite legale, o più spesso i vini in cui durante il processo di vinificazione l'acidità volatile ha raggiunto un parametro così alto, quindi superando il limite legale. Bisogna considerare che in realtà nonostante noi chiamiamo fermentazione ad opera dei batteri acetici, in realtà non si tratta di una fermentazione quella dei batteri acetici, ma una trasformazione ossidativa, cioè una ossidazione da parte dei microrganismi che sono aerobi, il cui sviluppo quindi è condizionato alla presenza di ossigeno. Quindi il tipo della certificazione è il seguente, ovvero una prima reazione in cui l'alcol etilico viene ossidato ad acetaldeide ad opera dell'alcol deidrogenasi. Dopodiché quindi da questa acetaldeide si ha un doppio passaggio della produzione dell'acido acetico più una molecola di acqua. Quindi questa è la reazione. Teoricamente si ha un rendimento del 130%, ovvero da un grammo di etanolo si producono 1,3 grammi di acido acetico. Considerando poi tutti i processi metabolici che vengono durante la reazione, in realtà si misura circa un rendimento del 90-95%. Quindi gli agenti della certificazione sono questi, gli acetobacter. Le specie più diffuse sono l'acetobacter aceti, l'acetobacter pasteurianum e l'oxuntans. Molto attivo invece anche il gluconobacter oxidans, appartenente alla famiglia dell'acetobatteriace. In realtà durante il processo di certificazione possono intervenire anche dei lieviti, come quello del genere picchia, che è appunto un aerobio stretto, che appunto si sviluppa in superficie, e quindi anche questo è uno dei lieviti che formano la cosiddetta fioretta, come abbiamo detto in precedenza, e possono procedere alla produzione di aceto anche i lattobacillus acidofili o acido tolerante, come l'Enococcus eni, responsabile anche della fermentazione malolattica. Dove si trovano i batteri acetici? I batteri acetici sono normalmente diffusi nell'ambiente e sono anche presenti normalmente sulle uve. Inoltre possono essere vincolati anche da insetti moscerini, ecco perché è importante anche l'igiene delle cantine, quindi evitare che vi entrino durante la fermentazione gli insetti moscerini sui mostri di fermentazione. In realtà sui mostri e sulle uve prevale il genere gluconobacter, che sono diciamo, meno forti rispetto a quelli all'acetobacter. E quindi diciamo, nel vino invece prevale appunto l'acetobacter, che è quello maggiormente responsabile del processo di acidificazione. Quindi dunque la materia prima per la produzione dell'aceto è il vino. Come abbiamo detto non è che c'è un'azienda che produce vini per poi produrre aceto, ma sono per caso appunto di altissima qualità, ma appunto si usano vini che hanno una acidità volatile molto, molto alta. Bisogna considerare però che oltre all'etanolo, comunque nel vino sono dei rifiuti di zuccherini che vengono comunque sfruttati dai batteri diciamo, per il loro metabolismo, oltre appunto ai componenti azotati e ai diversi acidi organici. Per la produzione di aceto, anche così come per il vino, si possono utilizzare degli starter naturali, quindi batteri che sono normalmente presenti in aziende e nel vino, ma si possono anche utilizzare degli starter selezionati. Il vantaggio è sempre lo stesso, uno starter selezionato sappiamo le caratteristiche del batterio acetico. E quindi ovviamente anche qui si vanno a selezionare batteri acetici che sono in grado di resistere ad elevate contenute presenza di etanolo dal vino di partenza
e quindi questi si preferiscono solamente gli starter naturali. La certificazione industriale, diciamo, avviene in modo diverso, un po' diverso da quella diciamo, artigianale, quindi dove solamente il vino viene lasciato all'aria per farsi certificare. Qui il processo deve venire anche molto in modo veloce, anche per evitare fenomeni di distillazione ed altri possibili problemi che si possono verificare. Il metodo più utilizzato è quello della fermentazione sommersa. Quindi questi vini vengono messi in questi serbatoi e solitamente si preferiscono vini con un pH maggiore di 3, in modo che sia favorito lo sviluppo dei batteri genetici stessi, privi di edulcoroso e di odoranomali, e quindi praticamente si ha in questi serbatoi una temperatura dai 27 ai 33 gradi, sempre temperature ottimali per lo sviluppo dei batteri acidici, e in pratica vi è un rimontaggio continuo, un'ossigenazione continua della massa per favorire appunto, abbiamo detto, i batteri acidici che sono aerobi. Questo per esempio è uno schema di funzionamento di un fermentatore per la produzione dell'acido. Facciamo diciamo, giusto un accenno anche sull'acido balsamico. Diciamo, fino a qualche anno fa l'acido balsamico tradizionale era soltanto conosciuto nelle zone di limitrofe di produzione. Poi grazie al ricevimento diciamo, del riconoscimento del DOP, l'aceto balsamico tradizionale di Modena e quello di Reggio Emilia hanno avuto un grande diciamo, sviluppo anche commerciale. C'è da considerare però che l'aceto balsamico di Modena, senza l'aggettivo tradizionale, è tutt'altro prodotto rispetto a quello diciamo, classificato come tradizionale. E sono praticamente identici nelle caratteristiche, ma sono veri e propri aceti balsamici che sono venduti in bottigliette da 100 ml. Quindi queste sono le bottigliette che la forma anche della bottiglietta è stabilita e predisposta al disciplinare di produzione. Invece nell'aceto balsamico di Modena, quindi non tradizionale, la preparazione è molto diversa, perché si tratta di un aceto speciale e la cui appunto la preparazione è ottenuta c'è un sapore più delicato, spesso agrodolce. Diciamo quindi la caratteristica primaria di questo aceto che non è un'ossidazione acetica dell'etanolo del vino, ma la materia prima è il mosto d'uva concentrato, quindi non si parte dal vino, ma si parte dal mosto d'uva concentrato dalla cultivar di Trebbiano. Quindi non può essere altro considerato come vero e proprio aceto di vino. Quindi il processo di produzione come si compone? Quindi innanzitutto fino alla mostatura in pratica lo stesso processo per la produzione del mosto di vino. Dopodiché c'è la fase di concentrazione che viene fatta mediante cottura, quindi c'è una riduzione che va dal 30 al 70% e seconda a seconda quindi della consistenza che si vuole dare al prodotto. Dopodiché c'è una filtrazione e un raffreddamento e l'immissione nelle famose botticelle di diversi legni, di diversi dimensioni, che adesso vedremo. Ovviamente cosa succede? Essendo una cottura diretta, abbiamo detto, a fuoco diretto, e anche una parziale caramellizzazione degli zuccheri contenuti all'interno del mosto. Queste sono le famose botticelle utilizzate per la produzione dell'aceto di Modena. Quindi si parte da botti più grandi, di rovere quindi di 60 litri, man mano che quindi il prodotto abbiamo detto tende a concentrarsi per l'evaporazione, nel passaggio delle botti più piccole, in particolare il passaggio è costruito da botte di castagno di 50 litri, ciliegio 40 litri, frassino 30 litri e gerso 20 litri. E questo giustifica in realtà anche il costo diciamo, di questo prodotto. Questi sono i diversi passaggi. Quindi dopo il gesso il prodotto è pronto per essere commercializzato. Queste sono le foto diciamo, delle varie dura circa 7 anni appunto. Quindi come abbiamo detto la materia prima non è l'etanolo ma questo molto concentrato, dove si sviluppano questi lieviti osmofili, sono dei zigosaccaromiciti, con una dove sia una fermentazione alcolica con produzione di etanolo
assolutamente inferiore al 10%, manca appunto lo sviluppo di batteri acetici, dovuti quindi sono appunto l'acidobacter che ossida l'etanolo e il glucurobacter, che invece vanno ad ossidare il glucosio residuo, che provoca quindi la formazione dell'acido gluconico e quindi anche un conseguente aumento di acidità volatile. Quindi in questa maturazione, quindi, che abbiamo detto da minimo 7 anni, quindi almeno un anno per botte, può durare in realtà anche decenni. E in questo passaggio vengono una miriade di modificazioni biochimiche e quindi vanno a modificare l'impatto aromatico di questo prodotto. Diciamo, l'aceto balsamico di limone, come abbiamo detto, è un disciplinare e all'atto dell'immissione al consumo deve avere determinate caratteristiche, quindi che vanno dal colore, che deve essere bruno intenso, dall'odore, quindi che è caratteristico, persistente e così via. Diciamo, i parametri più importanti sono sicuramente il piccolo alcolometrico effettivo, che non deve superare l'1,5%, quindi anche qui c'è un residuo alcolico che non deve superare l'1,5%, l'estratto secco minimo 30 grammi per litro, l'acidità totale minimo il 6%, anidride solforosa massimo di 100 mg e zuccheri riduttori minimo 110 grammi. Infatti, come abbiamo detto, ha un settore agro rosso, quindi ci sono comunque dei zuccheri presenti. Ho finito, vi ringrazio per l'attenzione.